stagione non è iniziata nel migliore dei modi, la Supercoppa è andata in casa nerazzurra, c'è bisogno di iniziare bene invece il campionato, dopodomani è subito la prima di Serie A con Cesena. Sì, sì, è un campionato molto difficile, ma l'importante per noi è iniziare bene, perché l'anno scorso ho fatto iniziato male male, ma io sono contento con la mia forma e anche per tutta la squadra. Ho fatto una bella partita contro l'Inter, ma abbiamo perso e speriamo che sabato vinciamo la partita. Senti, nelle ultime ore Burdisso sembra più vicino alla Juventus che alla Roma. Sì, secondo te la Roma quanto perde senza Nicolas Burdisso? Burdisso è un grande giocatore, ma io penso solo ai giocatori che sono qua adesso. Allora ho fatto un terzino ieri e sono contento per questo, ma adesso io penso solo a vincere la partita sabato e vediamo che Nicolas viene o no. Invece l'assenza di Adriano, non sta in responsi medici, probabilmente sarà fuori un mese, perlomeno un mese. Lui sono un grande giocatore, ma senza lui è veramente più difficile, ma sono ancora Vucinic, Totti, anche Menez, noi penso solo che sono pronto per giocare sabato. Allora, abbiamo infortunato e non è bene, ma vediamo. Ma dove può arrivare questa Roma? È più forte dell'anno scorso senza Burdisso, con Adriano comunque a mezzo servizio. L'anno scorso ho fatto un bel campionato, allora quest'anno dobbiamo migliorare, ma per adesso Inter è ancora più forte, ma vediamo. Io ti ho chiesto, la Roma è più forte? Io più forte l'anno scorso, sì. Sì. Sì, più forte dell'anno scorso, perché ho lavorato bene con il mister Ranieri, ho fatto un bel ritiro. Per me personale sono in grande forma e sento bene. Capitolo Champions League, questo pomeriggio ci sono i sorteggi, tu sei uno di quelli, ecco, il pericolo maggiore naturalmente è rappresentato da squadre del calibro di Barcellona, Schalke 04, tu sei uno di quelli che queste squadre subito forti le vorresti immediatamente nel girone di prima fase o magari preferisci dopo? Io preferisco giocare con le squadre più forti, perché questo è calcio e questo è perché io gioco calcio, ma anch'io voglio vincere qualche partita in Champions League e vediamo come la gruppo, ma alle 6, no, oggi? Alle 6, sì, vediamo, ma preferisco giocare con le grandi squadre. Senti, hai detto che la squadra è più forte, però considerando che il fatto che lo scorso anno non giocavate la Champions League, è sufficientemente attrezzata? Ecco, perché come diceva il collega, Adriano non ci sarà per un mese, se non arriva Burdisso manca anche parecchia esperienza lì al centro della difesa. Tu sei un giocatore esperto, queste partite le ha giocate spesso. Sì, è importante che il giocatore non è infortunato, perché quest'anno è più partite dell'anno scorso, con Champions League, Coppa Italia, tutti così, ma vediamo chi viene il Burdisso o no, ma adesso vediamo fuori un mese o così, ma io non lo so, ma adesso siamo bene, ma vediamo in 2-3 mesi. Ragazzi, Inter a parte, quali altre squadre vedi bene per questo campionato? Inter, per sempre, anche Genoa ha fatto bene, Napoli, Sampdoria e anche Milan, Juventus, sempre, ma quest'anno la squadra più forte adesso per il momento è Inter, dopo vediamo. Gianna, tu pensi mai? Scusa, Gianna, l'ultima. Gianna.